Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo in particolare della differenza che c'è tra registrare video a 30 fps e a 60 fps su smartphone. Allora, partiamo subito con spiegare esattamente cosa vuol dire 30 fps e 60 fps. Beh, un video non è altro che un'unione di più foto, quindi 30 fps, 30 frame per secondo. Quindi vuol dire che in un video a 30 fps il telefono acquisirà 30 frame al secondo per generare un video, mentre a 60 fps ne acquisirà 60 al secondo per unire un video. Quindi in un video a 60 fps avremo il doppio dei frame al secondo rispetto a uno a 30 fps. Questo genera, diciamo, diverse conseguenze. Prima di tutto, se state registrando un video in una situazione di poca luce, sicuramente il video a 30 fps avrà una risoluzione migliore e molta più luce entrerà nel sensore. Questo perché il sensore deve prendere la metà dei frame al secondo e quindi può lasciare entrare più luce. Mentre a 60 fps ovviamente ci sarà un video di una qualità peggiore. Per quanto riguarda gli smartphone, generalmente è sempre stato così. Io ovviamente non ho mai potuto provare ogni brand e ogni smartphone, quindi non posso assicurarvi che sia così su tutti gli smartphone, ma generalmente è così. Se voi registrate un video a 30 fps, ovviamente ci sarà più stabilizzazione. Perché oltre alla stabilizzazione ottica, se il vostro dispositivo è abilitato, ci sarà anche la stabilizzazione elettronica. Quindi a 60 fps ci sarà soltanto la stabilizzazione ottica, se il dispositivo la supporta, ma non ci sarà più quella elettronica. Quindi 30 fps avrà una maggiore stabilità nei video d'azione, per esempio, rispetto a un video a 60 fps. Per quanto riguarda gli smartphone che supportano diverse lunghezze focali, per esempio io qua in mano ho un Mi Note 10 Pro e con diverse fotocamere, state molto attenti perché succede spesso che i dispositivi che hanno ad esempio delle lenti zoom o delle lenti ultra grandangolari aggiuntive rispetto a quella principale, se il video è impostato a 60 fps, quando andrete a zoomare, per esempio, non farà il cambio di lente, ma farà uno zoom digitale direttamente dal sensore principale, mentre a 30 fps quasi tutti lo fanno. Ovviamente non è riferito a tutti gli smartphone, però io faccio l'esempio di P30 Pro che avevo prima di questo smartphone. Lui a 30 fps poteva usare tutte le lenti, lui a 60 fps poteva usare soltanto ultra grandangolare e principale. Se andava a zoomare non cambiava lente e non andava sulla zoom. Quindi state molto attenti se il vostro dispositivo fa una cosa del genere o no a 60 fps. Il Mi Note 10 Pro è un discorso a parte, nel senso che lui non riesce, per esempio, a cambiare mai lente durante la registrazione, ma soltanto prima di iniziarla. Nonostante questo, tenete conto comunque della differenza tra 30 e 60 fps perché anche nello switch delle lenti del Mi Note 10, proprio prima del video, il cambio di lente avverrà soltanto a 30 fps, mentre a 60 fps rimarrà con uno zoom digitale dalla principale. Un'altra ovvia conseguenza dei 60 fps, per esempio, è che il sensore vedrà il doppio del movimento, tra virgolette, della realtà, quindi un video a 60 fps sarà molto ma molto più fluido rispetto a un video a 30 fps. Questo è molto utile e piacevole se state riprendendo una scena d'azione, per esempio. Quindi, per quanto riguarda gli utilizzi su smartphone di questi due diversi settaggi dei video, io vi consiglio vivamente 60 fps soltanto se siete in ottime condizioni di luce e soltanto se state riprendendo una scena molto movimentata. Quindi vedrete perfettamente la fluidità dei 60 fps. Ovviamente non ve lo consiglio se siete voi stessi che state riprendendo, che siete molto movimentati nella ripresa del video, perché
perché a 60 fps è molto probabile che il vostro smartphone non supporterà stabilizzazione elettronica, quindi vi risulterà sicuramente un video molto ma molto più ballerino. Un altro trucchetto che si usa in video editing: quando voi registrate un video a 1080 a 60 fps, ovviamente in post produzione potete dimezzare la sua velocità, ottenendo quindi un video a 30 fps però con effetto slow motion. Infatti, dimezzando lo stesso video a 30 fps otterrete un video scattoso, dimezzando invece un video a 60 fps otterrete comunque un video fluido a 30 fps ma con velocità dimezzata rispetto a quella della realtà. Un'altra importante differenza che adesso vi mostro direttamente è che a 30 fps, dato che c'è la stabilizzazione elettronica attiva praticamente su tutti gli smartphone ad oggi, ci sarà un campo visivo di immagine più ristretto. Questo perché lo smartphone deve effettuare un crop per la stabilizzazione elettronica dell'immagine. Quindi adesso ricordatevi le piastrelle per terra, adesso sono a 30 fps, se io cambio e metto a 60 fps, come vedete vedo di più, sopra e sotto vedo di più e anche un po' ai lati. Questo perché si è disattivata a 60 fps la stabilizzazione elettronica e si ha un campo maggiore di visibilità. Altra differenza che solitamente consideriamo poco, specialmente quando abbiamo preso un nuovo telefono e vogliamo testare tutte le sue nuove potenzialità, beh, è quella dello spazio di archiviazione che queste due modalità ovviamente riempiono. Infatti un video a 60 fps che ha il doppio dei fotogrammi al secondo di un 30 fps terrà quasi il doppio dello spazio di un video a 30 fps. Quindi tenetelo bene a mente, perché subito non vi darà tanto fastidio, ma dopo un po' che avrete il dispositivo, la memoria si riempirà molto ma molto più velocemente se continuerete sempre a fare video a 60 fps. Quindi ricordatevelo. Ah, e ovviamente questo discorso dei 30 e 60 fps vale alla stessa identica maniera anche per la risoluzione 4K, non solo per il Full HD, anche se io vi consiglio vivamente di usare il Full HD su smartphone, perché secondo me il 4K ha davvero poco senso, a meno che voi non abbiate la fortuna oppure la volontà di guardare poi in un secondo momento i vostri video in un bel televisore 4K nella vostra casa. Però se non avete uno scopo di questo tipo, secondo me un Full HD su smartphone va bene per qualsiasi tipo di utilizzo, considerando anche il fatto che la maggior parte degli schermi stessi dei telefoni non raggiungono mai la qualità di 4K, solo alcuni Sony, quindi non vedreste quel dettaglio aggiuntivo che il 4K vi restituisce, anche perché sono schermi davvero molto molto piccoli. Considerando anche il fatto che la maggior parte delle piattaforme social su cui noi solitamente condividiamo i nostri video supportano massimo i 720p, quindi una qualità ancora inferiore al Full HD 1080.